Ehi, ciao, eccomi qua, come andate? Tutto bene? Volevo farvi un video con luci. Che è qui sul tavolo, approfitto che è qui sul tavolo. Volevo fare una comunicazione. Ho pensato, glielo dico, non lo dico, lo dico. Allora, Luci ha un problemino di salute. Amore, io me ne ero accorta, questo dimagrimento un po' repentino, questo così, questo musino un po' diverso, un po' più scavato, eccetera. Insomma, abbiamo un problema epatico, abbiamo gli esami del fegato che non vanno bene. Io pensavo i reni, invece è il fegato. Probabilmente lui ha leccato qualcosa di velenoso che piano piano gli ha un po' rovinato la funzione epatica. Quindi abbiamo un'insufficienza epatica. Abbiamo fatto gli esami del sangue. Adesso noi facciamo una cura di un mese e vediamo come va. E lui è molto bravo a prendere tre medicine, però una fa un po' di storie perché è un pasticcone che glielo devo ficcare in bocca per forza. Per il resto, adesso sono 2 o 3 giorni che ha ripreso un po' appetito, mangio un po' di più. Però insomma, siamo passati da 7,2 kg a 4,8 kg in giugno, luglio, agosto, settembre, in 5 mesi. E quindi mi sono un po' insospettita. Adesso non voglio rattristarvi, lui non ha nessun tipo di dolore, mangia un po' meno, cioè mangiava un po' meno, era un po' più inappetente perché probabilmente aveva anche un po' di nausea, così. E adesso vogliamo sperare che la cura faccia effetto e fra un mese rifacciamo tutti gli esami e poi vi facciamo sapere, vero Lucy? Lui fa sempre delle gran fusone. È sempre Lucy, amore, è Lucino. Devi tornare pambauletto. Dico, meno male che pesava 7,3 kg, mi viene da dire, perché avendo perso così tanto, più di 2,5 kg, adesso sarebbe stato 3 kg, uno schifo di gatto pelle e ossa. Lucy. E dai, dai, spero che la cura faccia effetto, ve l'ho voluto dire. Adesso non facciamoci la testa prima del tempo e vi prego non scrivetemi cose catastrofiche di gatti che voi sapete che sono morti perché hanno leccato cose. Il veterinario ha detto che Lucio non deve morire dopodomani, però chiaramente il fegato che non funziona è un problema. E non si dice epatite, non è epatite, è proprio che ci sono dei valori sballati, però il valore, quello diciamo più preoccupante, quello è a posto. Sono sballati altri 3-4 valori che riguardano la funzionalità epatica, come se lui avesse qualcosa in corpo che piano piano l'ha intossicato. Quindi speriamo che la cura faccia effetto, se no andremo con esami un po' più invasivi e niente, mandateci tanti pensieri positivi perché il Lucino deve tornare il mio pambauletto bello come prima. Vi ringrazio, continuate a seguirci, non rattristatevi, perché andrà tutto bene. Hai parlato. Wow! Vuole uscire, vedi? Dov'è? Vuoi uscire, Lucy? Adesso ti faccio uscire. Ciao.